Ehi la ciurma, rieccoci, sono Mazzetes e adesso ci prepariamo a questa battaglia. Io direi che non facciamo delle cose pazze, ci teniamo così come siamo, siamo al contrario, è vero, ma... Quando si carica il maneuver bar dovremmo... No, unica cosa, dobbiamo risistemare la gente, allora tu vai qua, tu vai qua. Ah, ma sembra una nave... Magari è anche veloce, ma non è particolarmente... grande. Secondo me non hanno tanti cannoni. Tu vai su questo cannone qua, dove spari alle vele. Tu vai qua e tu aiuta in questo. No, beh, tu puoi anche aiutare qua e tu puoi anche aiutare qui. Intanto si era buggato, stavano andando tutti e due allo stesso cannone. Aia! No, dov'è il tizio? Ripara, ripara, che c'entra acqua. Appena detto che probabilmente non ci facciano tanti danni, e guarda qua che roba. Ma l'avevo dato più resistente, questo ci ha preso tutto sto danno. Quello che non capisco è come dare la priorità alle cose, perché se uno sta, si sta, cioè lui è andato là e si è curato prima di ripararla. Però se sono già fermi, non lo fanno. Boh. Proviamo a girarci. Vada. Ok. Non capisco niente. Allora. Vai qua a riparare. Tu. Vai qua a sparare. Tu vai qua a sparare, tu cura lui. E tu vai là. E le zone sono sempre le stesse. Là. Là. Ok, allora tu vai a riparare. Ehi, ehi, ehi. No, tu. Mareu, che danno ci stanno facendo? No, tu vai a curare lui. Hanno dei discreti cannoni invece comunque, eh. Sono piccoli ma efficaci. Ma sono andati. Ventidue. Ci sta, ok. Se non dobbiamo 802, ma andrei prima a fare un altro evento, magari. Ah, però la nave vendendola con lo scaforotto probabilmente ci costa, cioè, ci daranno meno soldi. È vero, quello non l'avevo pensato. Vabbè, vedremo. Ok, l'unico sopravvissuto è diventato pazzo, sembra. Ok, no, non lo so. Non voglio prendere un rischio non necessario.
Oddio, invece no, era una persona sensata. Cribbio, ho sbagliato tutto. Abbiamo ci siamo fatti un nemico. A custom ship from landfall has flagged you down. We're ended up looking to extort some taxes from you for sailing in these waters. Ok, niente, vogliono. Proviamo a farle avvicinare. Ok, niente, li abbiamo allontanati facendo finta di avere una malattia contagiosa a bordo. Loro ci cascano. Ma non ho capito, cioè, erano dei cattivi o cosa? Volevano attassarci? Qua c'è una nave affondata, vediamo. C'è un oggetto che galleggia. Ok, abbiamo trovato del cibo. Buono. Sembra che c'è una nave che sta andando trascinata dalla corrente e non c'è nessun movimento a bordo. Un'opzione è quella di andare a fare bottino e l'altra sembra troppo facile. Ma vediamo. Boh, non c'è nessuno, mi ha trovato dei soldi e boh. Vabbè, andiamo a riparare la nave e la vendiamo. Ah no, questo è quello sospeso nel... vabbè. No, no, no. Sono altri 20? No. Allora, andiamo qua, vendiamo la nostra nave e ci prendiamo quella nuova. No, Shipwright, quella da 800. La corvetta Customize and Purchase, allora Transfer All, questi vengono trasferiti, dice anche. Se lo mettiamo qua e la chiamiamo... Scusi, Cannonade Strike. Ah, ci sono delle possibilità diverse. Bombard. Ma qua si può vedere le varie opzioni. No. No. Non puoi vedere tutte le varie opzioni. Heavy Bombard. Sono tutti mortai. No. No, direi di no. C'è una cannonata normale. Scusa, metti tutti questi cannoni qua. No, questi cosa sono? No, grapeshot li mettiamo davanti come erano prima. Questi sono i... Chainshot, ok. Upgrade. Sì. Ci danno 67, sì, forse diminuisce un po' per il fatto che... E questo dice che verranno tutti trasferiti. Speriamo. Vada. Vada. Ah no, aspetta, però volevamo darle un nome. La chiamiamo? Ah no, non si può cambiare il nome. Vabbè.
Sì, ci tolgono il fatto che sarebbe costato 21 riparare quella che abbiamo dato indietro. Non abbiamo venduto niente di upgrade di armi. E quindi abbiamo dato il 67 dalla vendita dell'altra. E paghiamo 733. Ok. Ok, adesso dovremmo avere quella nuova. Che bella, sembra praticamente sempre identica, ma... vorrei vedere... Come... Qua che fa vedere, verso la nave. Sì. Allora, vediamo un attimo il discorso. No, qua sono tutti che li tengono caricati, quelli sono salvati in questo modo. Abbiamo due alberi in questo momento. Mi sa di sì, può essere? Non credo. Sì, no, ma è già tutto a posto così. Sì, da questo lato, ok. Ah, con Z tornano tutti al loro posto. Vabbè. No, voglio vedere solo se effettivamente, cioè, se effettivamente le stesse zone dell'altra e se ha tenuto correttamente tutto memorizzato. Allora, andiamo un attimo qua. Sì, esattamente le stesse zone dell'altra. Ah, no, i cannoni ce li ha invertiti, purtroppo. Possiamo aggiungere quanto costa un nuovo cannone? 30, 30 e 30, vai. Così abbiamo 3 e 3. Ci sta. Abbiamo da vendere delle cose? No. No, però non abbiamo guardato quella cosa effettivamente. Section upgrade. Sì, no, sono sempre le stesse. L'upgrade ce l'ha lasciato. Ok. Non c'è ancora il fast travel. Probabilmente lo sbloccheremo con qualcosa della storia, non so. Ma dove dobbiamo andare allora? Dove ci ha detto di andare? Noi siamo qua, ci ha detto, ah, di andare là. Ok, fin laggiù. Quindi io direi di andare a destra o su. Proviamo ad andare su. Dai, ci eravamo già incamminati verso l'alto. Ok. Ah, possiamo andare in uno qualsiasi dei due. Anche dall'alto. Buono sapersi, qua sotto non si può andare? No. Perché non si può andare sotto? C'è un cancello sotto, ma è chiuso. Ah no, è giù, ma in realtà no, non è giù. Non... Boh. Sono 1 e 1, 2. Quello giù, boh. Perché qua ci dice che c'è un collegamento, ma... Boh, ci sono solo tre cancelli. Strano. Allora, vediamo un attimo da Jake cosa abbiamo scoperto di questa zona. Ah, è subpolare. E abbiamo... Jade, chiudo con Jade. C'è, scusate, c'è un faro. Sì, laggiù in fondo. Qui probabilmente andando più in su troviamo anche dei climi artici. Ah, qua c'è di nuovo il discorso del culto. Non si è più tranquilli come prima. Peccato, ci stavo così bene prima. Allora, voglio vedere un attimo. Ci sono dei porti? Come non ci sono dei porti? No. C'è un sacco di fortificazioni qua, ma non ci sono dei porti. C'è un riparo al volo là, volendo, ma... E dobbiamo fare sei cose per uscire, vero? Sì. Boh. Andiamo da questa scialuppa qua.
vedere un po' pian pianino. Secondo me ci capiterà il culto addosso. Questo dobbiamo fare 6. Cosa sono quegli spuntoni strani? Allora, scialuppa. Ok, non c'è nessun sopravvissuto, ma delle provviste. Cos'è questo? C'è una nave che si sta muovendo stranamente in modo lento. Con solo alcuni. Ah, sul ponte si vedono dei segni di cannibalismo. Diamo loro del cibo. No, niente. Vogliono mangiare noi, cioè gli diamo delle cose, ma ci attaccano e scappiamo. Ah, ma c'è proprio un combattimento? Do. Che schifo, tiriamoli giù. Ma se sono più cannoni ci mettono di più a caricare. È verosimile. Aia! Ah, oddio, c'è un tizio che è caduto fuori mare. Non ho capito cosa dice Barshot. Boh. Sì, hanno la bara più lunga, mi sa. Oh, anche qua sto facendo 80 gradi. No, anche qua sto facendo 80 gradi, poi spara. Boh. Sti cannibali. Avevano portato del cibo loro per dire. Magari hanno finito le provviste, non hanno più niente da fare, stanno morendo di fame. E invece niente. Avevano perso provviste e anche felicità. Mareo. Andata. Guadagniamo 22 se non altro. Vabbè. E non abbiamo preso danno. Ottimo. Allora, vediamo dove andare ora. Qui sotto c'è il riparino che non ci interessa. Proviamo ad andare a vedere qua vicino questi cosi, che cosa succede. Questi cannoni forti, fortini. Boh. Ah, c'è un uomo in mare, vediamo se ci possiamo salvarlo. Oddio. Era stato mezzo divorato. Abbiamo visto solo la parte superficiale. This popular trading route into landfall is guarded by the Rock, an impregnable island of high walls, towers, and fortified tunnels that holds an iron grip on the area. Recently, funding cuts have led to decreased numbers of guards, providing a chink in the island armor that the unscrupulous could take advantage of. Ok, quindi questo era per difendere le rotte commerciali, ma ultimamente c'è poca gente a difenderlo. Ok. Va bene. C'è una nave qua. E
A ship moves within range and before you know it they open fire. Ok, niente, ci attaccano. Quindi noi ci difendiamo e li affondiamo brutalmente. Ah, oddio, partiamo già con dei danni. Con del fuoco, tra l'altro. Tu vai ad aiutare sopra. No, il fuoco, il fuoco. No, tu vai a riparare qua, ma gli altri andate al fuoco. Spara là, spara le vele, spara là. C'è ancora fuoco, c'è ancora fuoco. Ma tu carica sti cannoni. Ok. Tu vai a riparare la sick bay. E tu torna qua sotto se c'è bisogno di te. Medico è il 6. Non lo caricare. Oh, lui è il 4. 4, vai. Ripara, ripara, ripara. Prima di togliere un po' d'acqua, magari. Se necessario. Vai a togliere dell'acqua, vai. Ok, vai a aiutarla, tanto ormai dovrebbero essere spacciati. Se tanto le zone utilizzate vengono riparate in automatico, le altre zone sono poi solo l'albero e la... dove si curano, insomma. Yes! Andati. Ok, 22. Direi però che, essendo passati già 23 minuti e passa, concludiamo anche questo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo di Abandon Ship, in cui andremo ad esplorare ulteriormente. Siamo a due passi dall'isola esplosiva, dove potremo trovare probabilmente quello che ci permetterà di far salire il Kraken e combatterlo. Unica cosa è che... probabilmente ci chiederanno qualcos'altro, loro non è che finirà tutto così facilmente, altrimenti evviva, evviva. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata!